Il forte vento portato in queste ore dalla perturbazione proveniente dalla Russia ha prodotto mare grosso con imponenti onde, anche se per fortuna al momento non si registrano peggioramenti alla già delicata situazione del litorale teramano. A Martinsicuro l'attenzione è alta, in particolar modo sulla costa nella zona sud di Villarosa, dove in queste settimane sono andati avanti i lavori di messa in sicurezza del lungomare, con il posizionamento di massi a protezione di quello che ne è rimasto. Cresce la preoccupazione, però abbiamo verificato che grazie anche agli interventi di queste ultime settimane non ci sono stati ulteriori danni, quindi continuiamo speditamente nella realizzazione di quei lavori necessari per ripristinare un po' lo stato del nostro lungomare. Ad oggi il lungomare di Villarosa non c'è più. Assolutamente sì, frutto purtroppo delle mareggiate dei mesi scorsi, sicuramente, però ecco, adesso dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a lanciare un messaggio chiaro, no? Nel giro di qualche mese saremo pronti con una passeggiata ripristinata e con una strada ben difesa, quindi insomma dobbiamo essere positivi, soprattutto dare prospettiva agli operatori turistici che si stanno preparando per la prossima stagione balneare. Abbiamo ottenuto il finanziamento sia per la difesa della costa che per un ripascimento in questa zona qui, quindi saremo prontissimi. Già per il Ponte Pasquale. Per il momento sono stati posizionati i massi proprio a protezione di quello che ne è rimasto. Assolutamente sì, questa è la cosa principale proprio per evitare che prossime mareggiate possano danneggiare ancora di più il marciapiede. Quindi questo chiaramente è il primo intervento che dovrà essere seguito e poi passeremo un attimo al rifacimento dei marciapiedi e successivamente, prima dell'estate, con il ripascimento. Il sindaco di Alba Adriatica ha parlato più volte che adesso bisogna fare un lavoro unito, bisogna lavorare con tutti i sindaci affinché si trovi una soluzione al problema della costa. Assolutamente, noi ci sentiamo costantemente, abbiamo un tavolo aperto, fatto insomma di proposte, di idee, metteremo insieme anche dei tecnici che siano da supporto alla Regione Abruzzo che dovrà garantirci delle risorse continuative di anno in anno per cercare di difendere un po' tutta la costa da Martinsicuro fino al sud.